Bella a tutti ragazzi e bentornati qui a Playtobi, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovo spacchettamento action figure ragazzi. Sono arrivate delle nuove action figure molto belle e quindi direi subito di lasciare un bel like e iscrivervi al canale, sempre se non l'avete già fatto. Detto questo direi subito di andare a vedere alcune di queste action figure. Me ne sono arrivate 6, quindi andremo a vedere tutte e 6 di vari anime o cartoni, come volete voi chiamarli, diversi. Io direi di iniziare con quelle grandista. Allora, ne abbiamo di serie grandista, ne abbiamo addirittura due. Eccole qua. Eccole qui, come vedete, Dragon Ball Z e JoJo. Vediamo se il dietro riesco a farvelo vedere. No, il dietro è praticamente così, proprio diciamo un po' più a fuoco l'immagine. Questo è il lato. Questo è davanti che vi ho già fatto vedere e questo è l'altro lato, vabbè, sempre uguale praticamente. Io direi di andare a vedere quella di JoJo e vedere come l'hanno fatta. Allora, ovviamente qui c'è tutto lo scotch, l'ho già tagliato per velocizzare un po' il tutto, ragazzi. Andiamo a tirarla fuori. Questa è la scatola come vi rimane. Eccola qui. Abbiamo tre pezzi. Andiamo ad aprire il primo, che è praticamente l'appoggio che di solito nessuno usa mai. Le gambe, sempre che riesco ad aprirle. E poi il corpo e la testa, dove la testa ovviamente viene coperta per non rovinarsi. Eccolo qua, andiamo a togliere la carta noi. Ok, andiamo a montarla che è molto semplice. Tac, inseriamo. Ok, questo in teoria dovrebbe andare qua dietro forse. Esatto, questo qua. Eccolo qua. Adesso ve la metto giù sdraiata per vedere che è bella grande, ragazzi. Basta dire tappetino. La dimensione si vede, molto carina, dettagliata molto bene. E questa era l'action figure di JoJo grandista. Andiamo a chiudere la scatola. E andiamo a vedere l'altra grandista, che è quella di, se non sbaglio, Bardock. Può essere il papà di Goku, questo sono sicuro, ma non mi ricordo se questo era il suo nome. Spero di sì. Andiamo ad aprirla. Tac tac, di grandista ragazzi ne hanno fatte veramente tante, adesso stanno facendo tutte grandiste action figure, ne stanno facendo veramente tante. Andiamo a chiudere la scatolina. Ok, andiamo a vedere anche questo a 1, 2, 3 pezzi. Andiamo subito ad aprire questo qua, che è la testa. Questo addirittura hanno praticamente l'hanno insacchettato ragazzi, ma fa bene proprio. Andiamo a togliere questo perché qui c'ha una fascia, la testa, eccola qui. Poi andiamo a estrarre i posi che gli abbiamo messi sui piedi, una volta carta ragazzi da buttare via. Prendiamo, lo uniamo molto semplicemente, questo andrà qua. Infatti rimane su, eccolo voi, il mitico Bardock, spero che si chiami sia così, ma in teoria sì. Molto bello, molto figo nei dettagli. E vabbè, grandista ragazzi, non si scherza, le action figure grandista sono belle per quel motivo. Poi raga, ne abbiamo altre 4. Io direi, perché siccome ne abbiamo due di One Piece e due di Dragon Ball, abbiamo iniziato con Dragon Ball, cioè abbiamo finito con Dragon Ball delle grandiste, ma io inizierei con Dragon Ball del ben presto. Eccolo qua ragazzi, ne abbiamo addirittura due. Questo sicuramente sarà il più atteso, perché è Goku versione Ultra Istinto. Cioè, che figo è. E poi questo è su, è Gogeta, scusatemi, Vegeta versione God. Andrei subito da vedere quello un po' più hype in questo momento, che sicuramente sarà il Goku.
Quindi la scatola si presenta così, abbiamo lui in questo modo, eccolo qua. Vabbè, la scatola sinceramente a me interessa poco, raga. Andiamo su, attenzione, eccolo qua, con i nostri tre pezzi classici. Direi subito di andarlo ad aprire. Action figure molto semplice, classica e niente di che, ragazzi, non... Ok, prendiamo, buttiamo, uniamo, sempre se non mi spacco le mani perché pungono i capelli in una maniera assurda. Ed eccoci qua, ragazzi, Goku versione Ultra Istinto. Vi dico la verità, potevano farla meglio secondo me, la faccia non mi dice molto, cioè non sono neanche convinto, cioè tipo ok, mettiamomi lì, cioè non mi piace sinceramente. Questo è il pirulino che andrà messo sicuramente qua, tipo per tenerlo, ma adesso non lo metto qua, ragazzi, perché sennò 3 ore e mezza stiamo qui. E questa è l'altra action figure di Goku, ragazzi. Allora, andiamo a vedere quella di Vegeta. Eccola qua, questa è molto particolare perché, se vi ricordate, avevo fatto vedere l'altra, quella di Goku Super Saiyan, che aveva lo stesso diagramma di Dragon Ball con lo Sharon, eccetera. Praticamente questa è la seconda, infatti qua c'è scritto 2, dovrebbe essere la seconda di questa serie che è uscita, quindi ce ne sono veramente poche per ora. E sono sinceramente molto belle, perché il diagramma lì mi piace veramente tanto. Ok, questo si apre così, giustamente, perché questo è tanta tanta roba. Ah, ma attenzione! Non l'avevo visto, ma c'è dietro anche Trunks! Oh! Questo non l'avevo fatto, non ci avevo fatto caso, ragazzi! È nascosto lì dietro! Questo è un pezzo che è andato attaccato qua. Adesso andiamo subito a vederlo, ragazzi. Andiamo col taglierino. Voi state attenti con le mani. Ok. Mamma mia, quanta carta. Togliamo la carta. E ora andiamo ad analizzarla nel dettaglio. Allora, prendiamola su e la avviciniamo. Stupenda, direi che è molto bella. Dovete stare attenti a questi, ai mitici baffetti dello Sharon. Tra l'altro questo è piccolino che si nasconde dietro. Vedete che non si completa neanche, per non far sì che si rompa. Questo è un pezzo un po' più difficile, particolare di stare attento che non si rompa. E questo è Vegeta, cioè che bello che è. Fatto bene, andiamo ad aprire questo così attacchiamo dietro. E vediamo, questo dovrebbe essere l'effetto che dovrebbe dare. Allora, andiamo a montarla qua dietro. Ok. Perché in teoria questo dovrebbe essere l'effetto che fa. Guardandolo in lontananza, ovviamente mettendosi in una certa posizione, questa qua fa vedere che tipo sparano un'onda energetica o qualunque cosa sparino. Che non è male, ragazzi, come action figure. È un po' piccolina, rispetto all'altro Goku, però è molto molto bella e dettagliata, bene. Ok, raga. Ultime due action figure. Ne abbiamo una che è enorme. Eccola qua. Che è il nostro Ace. E quest'altra che è Rubber. Finalmente è uscita con le nuvole, che hanno fatto 1000 versioni. Adesso andiamo a vederlo subito, Rubber. Eccolo qua, Gear 4. Hanno fatto la versione normale, Gear 4 senza le nuvolette, queste nuvolette che vediamo qua. Poi hanno fatto la versione di un colore alternativo. E dopo anni, mesi, l'hanno fatta con le nuvolette. Ragazzi, questa a montarla ci metterò un'eternità, quindi se è una cosa veloce la monto, se no le nuvolette scordatevele perché ci metto veramente troppo. Andiamo a toglierle, ok. Questo lo mettiamo dentro. Allora, qui abbiamo ben 4 pezzi diversi più tonnellate di pezzi di nuvolette. Oddio, quante sono. Mamma, questo ci metto 4 anni e mezzo a montarlo, ragazzi. Vabbè, proviamoci. Tiriamo via la testa e il corpo. Eccolo qua.
il braccio. Corpo, e questa cosa che dovrebbe essere la, ah sì, la base. Quindi direi subito di andare a montare il corpo, il braccio, che mi hanno cambiato tra l'altro il colore, ok, e questo va dietro nel posteriore ma inserito così, ok, quindi questo è a posto. Ora andremo ad aprire tutte queste, vediamo un po' se riesco a montare senza impazzire, ma ne dubito fortemente, ragazzi, io lo dico, ma ne dubito fortemente, ce ne sono troppe, guardate quante ce ne sono, ah, questa è pure collegata, quindi questa, sì, vabbè raga, dove va messa questa, allora, sì ragazzi, va bene. Ah, qui ci sono degli attacchi. Vabbè. Ragazzi, sto qua fino a domani. Vabbè ragazzi, mi arrendo già subito perché sennò ragazzi ovviamente staremo qua fino a domani mattina. Comunque, questo è Rubber in Gear 4, che secondo me è uno dei più carini. Poi hanno cambiato pure i vestiti, tra l'altro, rispetto alle altre. Molto bellino, abbiamo tutte le nuvole e poi il risultato è questo in teoria, con tutte le nuvole, infatti questo, anzi questo qua, dovrebbe essere quello che gli metti sul corpo, che gli fa tipo da cuffie tipo, e vabbè, e questa era l'altra, sono figo, questa me la monto poi dopo ragazzi quando ho più tempo, perché se no ci metto veramente un'eternità. Poi come ultima abbiamo questo Ace, che è veramente enorme, andiamo subito a aprirlo, fatto con questa mania per portarlo, come il famoso Zoro che avevo aperto un po' di tempo fa, quindi farà parte di quella serie. Ah, qui hanno messo addirittura lo scotch tra i due. Apriamo. Ok. Ci hanno fatto una apertura antisgano. Eccolo qua. Ok ragazzi, abbiamo lui Ace. Ora andiamo ad aprirlo. Cos'è sto pezzo qua bianco trasparente? Non lo so, ho paura, ho quasi paura. Fa un po' ridere perché Ace ha l'armatura di cartone, tipo prende fuoco, vabbè. Abbiamo il foglietto illustrativo e questa cosa che sembra quello che metti per i denti. Cioè, è uguale. Vediamo cosa serve, qua ci sono le istruzioni, le mini istruzioni. Ah, beh. Ah, ok, quindi hanno fatto un foglietto per farti capire che quello l'ho messo qua, cioè no, ci avrò messo tipo 40 anni per costruire questo disegno, per fare quel pezzettino. Andiamo ad aprirlo. Ok, quasi finito, ci siamo, ti vuoi staccare? Bravissimo, staccati, eccoti qua il nostro Ace. Ragazzi, questa non è grandista, ma praticamente è la stessa misura di quelle grandista, più o meno è identico, come potete vedere, anzi è identico praticamente, mi stanno cadendo i pezzi però fa niente, è praticamente identico, questo è Ace e niente raga, questo è l'appoggino che lo dovete mettere su questo piede. Ok raga, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo spacchettamento action figure, bella raga. Swag, swag, white boy, swag.